Lutto nella moda italiana, è morto Renato Balestra. Lo stilista se n'è andato a Roma, nella sera di sabato 26 novembre 2022, aveva 98 anni. Sono state le figlie Fabiana e Federica a rendere nota la situazione, tramite un comunicato all'ANSA. Saranno loro, insieme alla nipote Sofia, a prendere in mano il marchio di famiglia. Le figlie fanno sapere che i funerali di Renato Balestra si terranno martedì 29 novembre nella chiesa di Santa Maria del Popolo, naturalmente a Roma. Romano d'adozione, ma triestino di nascita. Balestra vede i natali il 3 maggio 1924. Sin da piccolo appassionato di pianoforte, diventa poi studente di ingegneria, proprio come tanti in famiglia. Si avvicina alla moda per caso. Durante l'ultimo anno di corso, infatti, perde una scommessa con i colleghi di facoltà ed è costretto a disegnare un abito da donna. La cosa buffa, se così vogliamo dire, è che quella bozza finisce sulle scrivanie del Centro Italiano della Moda, CMI. A quel punto Balestra viene invitato a partecipare a una sfilata. Leggi anche, è una strage. Frana a Ischia, si contano i primi morti. Tanti i dispersi, si cerca anche in mare, i dettagli. Lutto nella moda italiana, è morto Renato Balestra solo nel 1953, capisce che la moda è il futuro per lui, la sua passione, così.